Bene Dio, me lo prova a guardare ancora. Fatto bene. Sì, fai. Si vede che le due squadre sono prudenti. Ci prova adesso l'Atalanta con una bella giocata in area, poi è arrivo, sta alzando la adesso ancora, forse lì andarci di testa mi sembra. C'è un atterramento proprio ai limiti dell'area, un'altra punizione pericolosa per il Brescia, vediamo se riuscirà a sfruttarla meglio rispetto a quella che ha avuto qualche istante fa. È tutta dall'altra parte, stavolta ci deve andare un destro, quindi siamo in zona d'attacco sulla sinistra quasi, non è una posizione centrale, adesso c'è una voce dalla tribuna che invita a più, secondo me il Brescia sta giocando bene, non vedo a chi è indirizzato, secondo me più all'Atalanta che al Brescia, perché il Brescia sta sicuramente facendo la sua partita, la sua figura contro il più quotato. E in effetti ci va un destro, però viene respinta, non so se è il numero 2, non e adesso c'è un fraseggio stretto con una bella c'è una grande occasione del Brescia, però ancora rifugiandosi in calcio d'angolo, sempre calcio d'angolo dalla destra, le palle alte sono sempre una minaccia per le difese. Ne esce un tiro raso terra, ma non impensierisce più di tanto Recaldini, che è sulla traiettoria, raccoglie questo pallone. Ragazzi, allora
adesso c'è la più grossa occasione della partita. Siamo al 12° minuto del secondo tempo. E adesso c'è questa conclusione. È sempre lui. Vedete, lì poteva aprire subito il gioco a destra, invece ha voluto toccarla all'indietro questo pallone. E si perde il tempo della giocata, perché la giocata deve essere... Adesso c'è un'altra conclusione, da lontano. Ed è par del Piotr Mikkel, o Michel, come volete, io non lo so, non lo conosco, che va in tuffo plastico sulla sua destra, molto bella anche la parata. Insomma, queste sono conclusioni che ravvivano un po' anche la partita, perché sono belle conclusioni. Perché sennò si distrugge il calcio, no? Invece queste azioni qua devono essere lasciate portare. Brescia ancora. Conclusione a batterlo questo calcio d'angolo. Devono portarsi al limite dell'area almeno, ma secondo me ormai siamo al countdown finale. Meno 5, 4, 3, 2, 1 e arriva il fischio dell'arbitro. Si chiude senza vinti né vincitori. L'Atalanta non ne approfitta per accorciare sul Milan. Il Brescia comunque ottiene un risultato prestigioso contro una delle squadre più forti del girone. È mancato solo il gol, ma purtroppo il gol è quello che porta punti importanti, 3, quindi nessuna delle due squadre si aggiudica 3 punti, ma noi siamo contenti di questa partita, di essere ancora, dopo tanto tempo di porte chiuse, ma anche di porte in faccia, oggi siamo qua, nella bellissima desiderazione.